Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: duro colpo per la cantante Arisa che, demoralizzata, si sfoga. La risposta del collega Rudy Zerbi lascia i fan a bocca aperta. Rosalba Pippa, meglio conosciuta nel mondo dello spettacolo con lo pseudonimo di Arisa, è una famosa cantante italiana. In questi giorni, la sua presenza a Sanremo l'ha posta al centro di un grande gossip mediatico. La giovane artista non è però un volto nuovo del festival. Oramai veterana, ha infatti partecipato per ben 6 volte. La sua esperienza comincia nel 2008 quando vince il concorso Sanremo Lab. Questo le permette di esibirsi nella categoria Nuove proposte, della 59esima edizione, portandosi a casa il primo posto con il brano Sincerità. La sua ultima apparizione risale invece al 2021 quando il suo singolo Potevi fare di più si posiziona decimo in classifica. Cos'è successo all'Ariston? In questo 2023 Arisa è tornata sul palco dell'Ariston durante la quarta serata del festival, quella dedicata ai duetti. Insieme al cantante Gianluca Grignani ha infatti intonato il celebre brano Destinazione Paradiso. La performance non è però andata esattamente come sperato. I due infatti hanno regalato al pubblico in sala e ai telespettatori uno show alquanto particolare. Dopo essere scesi dal palco e aver fatto alzare la platea, la coppia ha continuato a cantare la canzone proposta coinvolgendo anche il direttore Rai Stefano Coletta, che però si è rifiutato di partecipare. Verso la fine dell'esibizione, molto consapevolmente, Arisa si lascia sfuggire un «Abbiamo fatto un casino, Gianlu», rivolgendosi al collega indubbiamente euforico. A questo punto il web si è sfogato in una serie di meme che ha sollevato un vero e proprio polverone. Il forte commento di Rudy Zerbi: nonostante l'amore platonico che Arisa prova per il Festival di Sanremo, durante la registrazione di una puntata del programma di Maria De Filippi, Amici, la cantante si è sfogata con la conduttrice. Demoralizzata afferma: comunque sono 2 anni che Amadeus non mi prende a Sanremo. Lo sconforto nelle parole di Arisa è talmente tanto evidente che il collega Rudy Zerbi decide di intervenire. La cantante, che sostiene di non esistere come artista se non viene presa a Sanremo, viene subito bloccata dal critico musicale che le risponde a tono: sei un punto di riferimento. Sei una delle più belle voci d'Italia, e tu stai a preoccuparti se uno ti prende a Sanremo o no? Mastica asterisco asterisco asterisco. Tu sei Arisa e lo sarai sempre, questa la frase pronunciata da Zerbi che ha visibilmente commosso la cantante, sollecitando l'applauso e l'approvazione da parte del pubblico in studio. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video!